Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile, uno spettacolo di musica e teatro andato in scena al Savoia di Campobasso per riflettere sull'orrore dell'Olocausto, un evento dedicato agli alunni delle classi terze degli istituti comprensivi del capoluogo organizzato dal Comune e dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis. Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile, è una storia vera che narra l'esperienza della pianista, compositrice e cantante ebrea francese Fania Fenelon, raccontata da lei in un diario, deportata ad Auschwitz nel gennaio del 1944, che entrò a far parte dell'unica orchestra femminile mai esistita in tutti i campi di concentramento della Germania e dei territori occupati. Un diario che parla di 47 donne, musiciste, stipate in una piccola vecchia baracca vicino alla ferrovia, nel punto in cui arrivavano i convogli di deportati, orchestrali costrette a prove estenuanti per suonare dignitosamente, così da essere risparmiate alla selezione per la camera a gas. Avanti, muovetevi, siete in ritardo. Dobbiamo accogliere il nuovo convoglio che sta arrivando. Elga è ammalata, Fania. Oggi uscirai con noi a suonare il tamburo. Note e testi molto toccanti e vibranti, quelli portati sul palco del Teatro Savoia di Campobasso dall'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta dal maestro Antonella De Angelis, con le attrici Tiziana Del Tonno nel ruolo di Fania Fenelon e Susanna Costaglione nel ruolo di Alma Rosé. Possiamo fare la doccia calda tutti i giorni. La nostra baracca è riscaldata. Possiamo andare al gabinetto quando vogliamo. Ma la zuppa è la stessa. Già, la stessa. Quanta invidia. Gelosia. Collera. Amarezza. Questa diversità di trattamento la vogliono le SS. Vogliono dividerci per degradarci meglio. La pièce proposta a Campobasso è stata già rappresentata in vari importanti teatri e contesti, tra cui Expo di Milano, Parma, Città della Cultura. Nuove orchestrazioni. Il coperchio del diavolo. Bisognerà ripetere. Siamo nel calderone del diavolo. Finché non sarà impeccabile.